La paura dell'abbandono è una delle paure più comuni e chi più chi meno, tutti dobbiamo farci conti, anche perché è una paura sviluppata in età infantile e soprattutto è una paura sviluppata anche dagli uomini della preistoria per la sopravvivenza. Solo che se vissuto in maniera corretta, è ok, è una paura, le paure sono dei campanellini di allarme per evitare situazioni pericolose o situazioni dolorose, ma se questa paura dell'abbandono è molto forte, ma molto molto forte, può portare anche a dei comportamenti improduttivi o comportamenti addirittura disfunzionali. Però ci sono delle soluzioni e come sempre in questi video fatti da me ci sono sempre delle soluzioni, perché l'obiettivo mio è darti delle strategie pratiche per migliorare la qualità della tua vita. E in questo video parleremo proprio di cos'è la paura dell'abbandono e quali sono le soluzioni. Sei pronto? Sei pronta? E benvenuti in Pareti Coaching! Io sono Mauro Pepe e questo è Vinci con la Mente. E tu puoi rimanere agganciato a questa fantastica community. Come puoi fare? Iscriviti al canale, metti mi piace alla fanpage, seguimi su Instagram, ma soprattutto condividi questi contenuti e scrivi nei commenti. Io risponderò sempre a qualsiasi domanda. Oggi parliamo di un argomento particolarmente delicato e un argomento particolarmente importante per la nostra vita, che è la paura dell'abbandono. Sia capire davvero cosa è, sia capire anche quali possono essere le soluzioni, come fare per vincere la paura dell'abbandono. Partiamo un po' dalla situazione. Quando nasce questa paura dell'abbandono? Nasce da neonati. Per la sopravvivenza, l'istinto ci fa creare dei rapporti di assoluta dipendenza con la mamma in generale, ma anche con un genitore, e questa forte dipendenza serve proprio per sopravvivere. Il bambino, il neonato, non può sopravvivere nei primi anni di vita da solo senza un rapporto di dipendenza. Ma questo vale dai tempi della preistoria, vale anche per degli animali, quindi questo è fondamentale. Quindi la paura dell'abbandono viene costruita quando siamo piccolini. Nella maggior parte dei casi, questa paura dell'abbandono nella crescita funzionale dell'essere umano va a scomparire. Nella crescita funzionale di una persona bisogna andare a sviluppare l'indipendenza, che è un'indipendenza di pensiero, un'indipendenza emozionale, un'indipendenza anche concreta, ad esempio l'indipendenza economica. E questa creazione dell'indipendenza ci fa creare, nei casi migliori, rapporti di interdipendenza. Ad esempio, un rapporto fra due fratelli può essere un rapporto di interdipendenza. Significa ognuno dei due è indipendente emotivamente, ma sono dipendenti tra di loro per continuare a vivere più o meno insieme. Magari hanno due famiglie che vivono abbastanza insieme. Un rapporto con i genitori, con un amico particolare, può essere di interdipendenza. Ma per raggiungere questa qualità bisogna crescere in maniera funzionale, cioè in maniera produttiva. Inoltre, questa paura dell'abbandono, nell'altra faccia della medaglia, ci va a creare una forte sensazione di voler soddisfare il bisogno di unione e amore, quello di creare dei gruppi. Un gruppo potrebbe essere quello della famiglia. Due persone si uniscono in una famiglia e creano un gruppo. Oppure un gruppo di amici, un gruppo di lavoro, un gruppo di pari. E in alcuni casi è fondamentale per l'essere umano creare rapporti sociali appaganti. Tutto questo è l'altra faccia della medaglia della paura dell'abbandono. Però purtroppo, per molte persone, la paura dell'abbandono continua a stare molto forte anche quando crescono. E più è forte la paura dell'abbandono, e più spesso si creano dei comportamenti improduttivi, addirittura a volte disfunzionali. Quando abbiamo una forte paura dell'abbandono, tendiamo a generalizzare i comportamenti delle altre persone, tendiamo a generalizzare quello che percepiamo dagli altri e spesso creiamo la convinzione che saremmo abbandonati. Ebbene sì, creiamo la nostra convinzione interna, che noi, qualsiasi cosa accade, saremo abbandonati. E questa convinzione la dobbiamo vedere un po' come se fosse una profezia autorealizzante. Cioè, che significa nella pratica? Che ci mettiamo nelle condizioni affinché altre persone si comportino in maniera tale da affinché io provi la paura dell'abbandono. E purtroppo più è forte la paura dell'abbandono, più tenderò a fare questi comportamenti disfunzionali che porteranno ad avere rapporti instabili oppure rapporti di fuga. A un certo punto fuggo per evitare di essere abbandonato, oppure creo delle situazioni in maniera tale che effettivamente venga abbandonato.
Ci sono tre grandi comportamenti disfunzionali o diciamo dei comportamenti improduttivi. Il primo è l'evitamento. Per paura di essere abbandonato, evito di creare legami molto stretti, cerco di vivere molto di più in solitudine, ma tutto questo perché la paura non si realizza, anche perché evito delle storie molto intense, molto unite, per paura che finisca. Questo è l'evitamento. Il secondo comportamento disfunzionale è l'ipercompensazione. Inizio a essere particolarmente possessivo, inizio a controllare ogni singola cosa del mio partner o della persona dalla quale non voglio essere abbandonato. E divento così possessivo, così addosso, che dopo un po' distruggo il rapporto, effettivamente finisce l'unione tra queste due persone. Questo è il secondo comportamento disfunzionale, è l'ipercompensazione. Il terzo comportamento disfunzionale si chiama resa. Sono così sfiduciato dall'idea che posso essere abbandonato che divento gelosissimo. Divento geloso e inizio a fare scenate di gelosia. Mi arrendo all'idea che effettivamente qualcosa sta accadendo, qualcosa davvero sta accadendo, anche se non ne ho le prove. Nella mia testa creo scenari affinché io possa litigare con l'altra persona e poi dopo c'è la rottura e quindi mi sento abbandonato. Ma quali sono le soluzioni? Perché ci sono delle soluzioni? Assolutamente sì. Innanzitutto, la prima soluzione, la più importante, è lavorare sulle cause profonde. Quasi sempre la paura dell'abbandono nasce dalle nostre radici, dalle radici che possono essere i nostri genitori, la nostra famiglia, ma non sempre solamente i genitori e la famiglia, anche i primi amici, la scuola. Insomma, bisogna lavorare sulle proprie radici e sulle interpretazioni che abbiamo dato al rapporto con queste radici. Poi potrebbero esserci dei traumi. Potrebbero anche non essere dei traumi, ma se ci sono dei traumi, quasi sempre un trauma è una neuroassociazione di un evento ad alto impatto emozionale, ovviamente con un'emozione dolorosa. Si possono risolvere i traumi con delle strategie per eliminare quella neuroassociazione. Un'altra cosa fondamentale è quello di imparare a creare rapporti duraturi, perché nella maggior parte dei casi, se una persona ha paura dell'abbandono, crea rapporti disfunzionali oppure rapporti improduttivi, rapporti che prima o poi arriveranno alla rottura. Quindi imparare a creare rapporti. La seconda soluzione è creare autoefficacia emotiva. Innanzitutto accettando la paura. Ok, vivo questa paura, l'accetto, accetto la situazione così com'è. E poi sviluppare l'indipendenza emotiva attraverso un percorso di crescita personale. Perché imparare a gestire le nostre emozioni ci dà un'abilità e ci dà quel qualcosa in più che ci permette di superare queste difficoltà. Poi bisogna imparare a creare un dialogo trasformazionale produttivo interiore che ci permette di creare dei rapporti e soprattutto di vedere la realtà in maniera molto più tranquilla, normale, produttiva. E tutto questo insieme va a creare questa autoefficacia emozionale. E infine l'altra soluzione è lavorare sulla propria autostima. E in questo caso è come se ci fosse un circolo virtuoso. Io lavoro sull'abbandono, sulle cause profonde, questa cosa mi dà più sicurezza e migliora la mia autostima. Più migliora la mia autostima, più riesco a lavorare sulle cause profonde ed è un circolo, un volano che si autoalimenta. Ovviamente purtroppo esiste anche il volano nel verso contrario, dove ho paura dell'abbandono, faccio casini e questa cosa incide su dare una spallata alla mia autostima. Meno autostima, ho ancora più paura dell'abbandono, eccetera eccetera. Quindi lavorare bene sull'autostima fa sempre la differenza. Io ho fatto vari video sull'autostima, tu cercali su YouTube Mauro Pepe autostima, troverai tanti video e guardali. Do dei consigli molto pratici su come nutrire la tua autostima. In questo video ti ho parlato della paura dell'abbandono. Quindi abbiamo visto che cos'è, quali sono i comportamenti disfunzionali e quali sono le soluzioni. Cosa fondamentale è capire che se vogliamo superare davvero la paura dell'abbandono, dobbiamo lavorare da una parte sulle cause. L'ideale è fare un percorso di crescita personale, ma anche dall'altra parte sull'autoefficacia emotiva e infine sul far crescere la nostra autostima. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Io da parte mia ti do un abbraccio affettuoso. E al prossimo video. Ciao!